a tutti ragazzi, sono di ritorno il sottoscritto Sandro Palmiere per i Rolling Gamers a parlarvi di, che da un po' di tempo che non ve ne parlo, di D&D. La nostra sezione di giochi di ruolo era un po' lasciata alla penombra, ma perché non c'erano sostanzialmente grosse novità di cui potevo parlarvi. Finalmente tutto è successo nel giro di 2-3 settimane, l'Asmodee Italia si è mossa e ci ha lasciato delle nuove informazioni riguardanti da qui fino a fine anno sulle prossime uscite in Italia per quanto riguarda Dungeons & Dragons, la 5.0 naturalmente. Ho qui un libretto dove ho studiato, dove ci sono scritto, mi sono segnato tutto, perché sono anziano e non mi ricordo le cose, succede, quando sarete vecchio anche voi lo capirete. E partiamo subito, non so bene quando uscirà questo video, però dovrebbe già essere uscito o sta per uscire un'avventura chiamata Baldur's Gate, la discesa nell'Avernus, qui è segnata il 12 marzo. Un'avventura molto intrigante di cui vi parlerò verso la fine del video. Poi abbiamo la guida omnicomprensiva di Xanarat, che esce, dovrebbe uscire ad aprile. Forse doveva uscire in concomitanza con Modena, ma il Modena è stato posticipato, almeno verso fine maggio, inizio giugno. A seguito abbiamo Out of the Abyss, che è un'altra avventura, questa, che esce tra un giugno e un luglio 2020, ancora un po' imprecisato. E infine, che è stata forse la cosa più eclatante, l'ambientazione, una nuova ambientazione. A dire la verità è vecchia, è conosciuta, è molto storica, però è nuova per quanto riguarda nella 5.0, che è Eberron, dovrebbe uscire probabilmente per Lucca, qui c'è scritto novembre 2020. Inoltre, questa è una cosa un sacco bella che io conoscevo, c'è un vecchio gioco che si fa nelle ambientazioni di D&D, dove si gioca a carte praticamente. Non so, vi faccio un esempio, su The Witcher c'è il videogioco, c'è il Gwent, che è un gioco che proprio è in quell'ambientazione, in quel mondo, dove i personaggi giocano a questo tipo di carte. Su D&D c'è una specie di equivalente ed è chiamato, o almeno la traduzione italiana è, I tre draghi al buio. È ancora da definire, questo è proprio un gioco da tavolo, che potete giocarci anche se non giocate a D&D, per farvi intendere. Molto molto carino. Vi dicevo della discesa nell'Avernus, è un'avventura molto molto bella, è stata paragonata in quanto a bellezza a quella di Waterdeep, e in effetti parla di una città, o di un'altra città ambientata nel mondo, nell'ambientazione di Forgotten Realms, lungo la costa della spada, che è Baldur's Gate. Ora, Baldur's Gate, basta citarlo per farvi ricordare i famosi videogiochi di Baldur's Gate. E c'entrano anche i videogiochi, perché la discesa nell'Avernus, appunto questa avventura che inizia a Baldur's Gate, racconta le vicissitudini, tra virgolette, di un gruppo di esploratori che raggiungono la città. Tra l'altro il manuale descriverà tutta l'ambientazione cittadina, tutti i quartieri, tutta la scalata politica, sociale, economica, un po' come appunto con Waterdeep, di cui abbiamo fatto dei video, che vi lascio qui il link in descrizione, molto belli. E la storia della discesa dell'Avernus narra di Zariel, arcangela, che ha litigato con gli altri arcangeli ed è stata quindi bandita, perché lei voleva muovere guerra incessantemente contro i diavoli, ed è stata bandita ed è stata scaraventata all'inferno ed è diventata, tramite Asmodeus, la signora del primo cerchio dell'inferno, l'Avernus. Quindi lei è diventata un arcidiavolo. E che c'entra lei? Lei ha fatto un patto con un umano per proteggere una città. Questa città è chiamata Elturel, se non mi sbaglio, scusate la pronuncia, non ne so sicuro. E in 50 anni la proteggeva, questa città era sull'orlo di una catastrofe e lei è intervenuta, quindi hanno fatto un patto, lei è intervenuta e ha salvato la città. Ora i 50 anni sono passati e naturalmente lei reclama le anime di tutta quanta la città. Elturel è vicina a livello planare a Baldur's Gate e quindi la città di Baldur's Gate si trova, ahimè, coinvolta, sia perché ci sono dei profughi che stanno cercando di fuggire dalla città che è condannata, sia perché potrebbe anche la città stessa essere scaraventata all'inferno. E quindi voi, esploratori, avrete come, voi avventurieri, avrete come missione quella di discendere nell'Avernus e sconfiggere la cattivona. È molto bello perché ci sarà nel manuale una descrizione di tutti i diavoli, nuovi mostri quindi, naturalmente appunto l'arcidiavolo in persona come mostro affrontabile, ma non per forza, è un'avventura che vi lascia anche la possibilità di contrattare con lei oppure di far scatenare una guerra tra i livelli infernali e quindi usare un altro arcidiavolo arciconte per sconfiggere lei. È molto 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 bella. Si può passare dagli scontri brutali tra diavoli oppure a dei patti con loro. E poi è Baldur's Gate.
E che c'entra questo? È importante perché questa avventura ha dato origine a due importanti novità. Primo, ha come tema, diciamo così, quello che avviene in Baldur's Gate, la discesa dell'Avernus, verrà rimembrato nella serie dei videogiochi, e infatti il prossimo ad uscire sarà Baldur's Gate 3, di cui c'è stata una presentazione poco tempo fa, che avrà quindi a che fare con la discesa dell'Avernus. Ci saranno degli echi di questa storia nel videogioco. Prima cosa. Seconda cosa, un personaggio che incontrerete nell'avventura faceva parte, era un personaggio creato dai Critical Role, che abbiamo fatto un video qui. E quindi questo vuol dire che l'ambientazione dei Critical Role, Exandria, è stata confermata. Quindi nella 5.0 abbiamo una nuova ambientazione, che è l'ambientazione creata da Matthew Messer, chiamata Exandria. Se avete un'avventura che volete iniziare, ve la straconsiglio, poi con i diavoli infernali, che sono sempre belli, fatela. È un'avventura naturalmente ostica, che richiede una discesa all'inferno, tipica dal concetto dantesco. Altri appunti su Xanarat, che comunque ci faremo un video magari più conciso, anche quello è un manuale importante, ma non perché è un'avventura, ma perché Xanarat amplierà enormemente il gioco base, quindi è praticamente, che ne so, un quarto manuale da avere quasi per forza. Avremo nuove regole, opzioni narrative per tutte le classi, 25 sottoclassi, nuovi incantesimi e mostri, tra cui Xanarat in persona, che è quello che è raffigurato nell'immagine, e in più nuove regole per DM, nuove trappole, nuove sviluppi narrativi. Insomma, è un manuale da avere. I tre draghi al buio, che non ho parlato del gioco, essenzialmente ogni round un giocatore deve cercare di mettere sulla propria plancia tre carte che possono essere ispirate al mondo di D&D, che possono essere sia dei mostri che dei personaggi storici o personaggi importanti, e queste combinazioni devono darti il punteggio più alto. Chi riesce ad avere il punteggio più alto vince il piatto. Il piatto sono dei soldi, i soldi di D&D, oppure i soldi veri, non so come volete voi. Oppure i soldi che vi saranno dati dal gioco da tavolo. Fatto sta che a volte non si riesce a fare la combinazione più alta, oppure uno gioca una carta con una combinazione più bassa di potere, però giocando quelle combinazioni più basse ha, qui c'è scritto appunto, dei poteri speciali. Ogni carta può avere, che ne so, un diavoletto livello 1 che magari non è tipo Asmodeus, potrebbe farti dire ho perso la partita, ma in realtà no, perché quel diavoletto potrebbe avere un fattore randomico che sconvolge tutto il set del gioco, quindi è molto molto divertente. Lo vedremo prossimamente e di sicuro penso che ci giocheremo. Questo era tutto quello che volevo dirvi per quanto riguarda le avventure e le prossime pubblicazioni. Ne parleremo, c'è anche, ve l'ho detto, l'avventura di Out of Abyss, c'è Eberron, ma usciranno più là e ci faremo dei video dedicati. Vi ringrazio, The Rolling Games è tutto, a presto ragazzi! A little bit higher.